Questa ricorrenza della Fondazione Polizia di Stato quest'anno viene celebrata in forma più familiare, non viene fatta in piazza come al solito con una festività un po' più coreografica, perché per la riduzione delle spese per quanto riguarda lo Stato, anche la Polizia di Stato voleva stare vicino ai cittadini in questo momento particolare, in questo momento un po' di riduzione di tutte le spese, ma anche di sacrifici da parte della popolazione. Anche noi abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza alla polizia nei confronti della popolazione, riducendo anche noi le ricorrenze. Per quanto riguarda il bilancio di quest'anno, tra altre cose coincide anche con la mia venuta qui a Bergamo l'anno scorso, mi permetterei di dire che siamo in pareggio. Le statistiche parlano né di incrementi né di decrementi. Il fatto che non ci siano incrementi io lo reputo un fatto positivo, perché vuol dire che la prevenzione, sulla quale noi abbiamo puntato molto, perché in città in modo particolare abbiamo aumentato la presenza delle volanti, ci sembra che non ci siano stati incrementi, quindi lo riterrei un successo. Quali sono state quindi le principali tipologie, appunto, di intervento nella nostra città da parte della Polizia di Stato quest'anno? I classici interventi per quanto riguarda i furti in appartamento, che ripeto, il dato si mantiene sullo stesso standard dell'anno scorso, c'è pochissima variazione, quindi la stessa cosa vale per le rapine, le violenze sessuali, naturalmente poi sono i dissidi, le liti chiamate che al 113 arrivano quotidianamente, come ben tutti sanno. Dai dati che emergono, Bergamo può quindi essere considerata una città sicura? Direi che comunque mi sembra che la situazione sia almeno stabilizzata. Ecco, in termine medico diciamo che la situazione è stabile.